Quindi in pratica la Siria è stata la prima, il primo luogo dove abbiamo praticamente trovato le primissime tracce di scrittura proprio che l'essere umano ha pensato e poi ha trasformato proprio nella scrittura, nella lingua. Un'altra cosa interessantissima di questa città ecco Ugarit, anzi vi faccio vedere anche la cartina. Come vedete, questa è la cartina della Siria, le città più importanti, ecco. Allora, tra il 1929 e il 1934 abbiamo trovato praticamente due templi importantissimi dedicati a Dagon e a Baal. Allora, il dio Dagon era un dio, diciamo, marino, metà uomo, metà pesce, una specie, avete presente le sirene? Ecco, al posto però del corpo da donna c'è il corpo da maschio, ecco, perché era proprio un dio marino. Ed era un dio che noi abbiamo trovato anche citato è citato tuttora nella Bibbia. Tra l'altro io l'ho proprio trattato tempo fa, facendo uscire un PDF, ecco, di commento esegetico, perché poi fosse interessato lo mando volentieri, ecco. Perché abbiamo proprio nella Bibbia queste vicende relative al dio Dagone e ai Filistei, che erano un popolo che lo adoravano, perché era un dio molto amato, ecco. Ovviamente dal punto di vista poi biblico ebraico era un dio abominevole, però lasciando da parte la loro fonte, che comunque è una fonte non attendibile, in realtà come vedete qui abbiamo testimonianze dell'adorazione del dio Dagon, che era appunto questo dio del mare, anche in Siria. Difatti, in questi templi che sono stati eretti all'inizio del secondo millennio avanti Cristo, sono state trovate nei muri, ecco, nella parte interna, sono state trovate delle ancore. Le ancore del mare proprio, di pietra dal peso variabile da 25 kg a 600 e risalenti al medio bronzo. Quindi appunto fatevi un po' un'idea di quanto fosse antico il culto del dio Dagon. Ed erano praticamente queste offerte che i marinai che giungevano sulle coste appunto della Siria lasciavano poi al tempio del dio per ringraziare che il viaggio fosse appunto andato bene. Però altrimenti si potrebbe anche ipotizzare che non fossero state lasciate solo per il dio Dagon, ma anche per il dio Baal. Quindi in realtà si potrebbe ipotizzare che verso la parte della Siria, cioè a Ugarit, il dio Baal avesse effettivamente delle valenze anche marine, potrebbe essere una specie di Poseidone, e non solo da un punto di vista di fertilità maschile relativamente ai campi, ad esempio, che poi era un po' la variante che si trovava ad esempio nelle zone più verso Israele, per dire. Quindi appunto anche questo è importante da conoscere, ecco. Poi, a nord del Palazzo Reale è stato inoltre scoperto un santuario del medio bronzo, detto Santuario delle Divinità Urrite, dove sono state portate alla luce numerose deposizioni votive, lucerne, giare, brocche, scarabei, databili tra il XIX e il XVIII secolo a.C. Tra l'altro io ho trattato anche gli Urriti e gli Ittiti, ecco, come ho detto, li ho trattati perché anche loro avevano effettivamente queste figure di dei che sono Camruzapas per la Camruzepas per gli Ittiti e Kupab per gli Urriti, sì, per quella parte lì. Li ho trattati appunto in un PDF e Kupab ci interessa perché effettivamente è la prima rappresentazione di dea che noi abbiamo trovato che era collegata alla colomba. Difatti la colomba era proprio il simbolino dell'uccello disegnato, ecco, era proprio il simbolo che si indicava per trascrivere il nome della dea. Mentre invece Camruzepas era una specie di dea della magia, ecco, una dea coronata, ecco, molto probabilmente poi anche lì bisognerebbe un po', cioè si può studiare appunto il confronto tra lei ad esempio e Cibele, che era proprio la dea madre della Frigia, per dire, perché poi alla fine i concetti sono sempre quelli, cambiano giusto i nomi, però i concetti sono sempre quelli. Niente, questo appunto penso che era la parte più interessante che ci interessava. Adesso leggiamo un'altra cosa interessante, sempre questa volta relativi alla zona vicino alla Racca, che poi è la città che purtroppo voi sentite tutti, cioè noi sentiamo anche tutti i giorni che è presa di mira dall'assalto, dai combattimenti dell'ISIS, eccetera, eccetera.
Leggeremo adesso appunto che cosa c'era in questa zona secoli fa.